Ti ricordi perché hai scelto di fare attore? Quando c'è stato un momento, quando ho scelto di fare veramente, come si dice, per caso, perché io sono di Lecco e un mio amico mi ha deciso una sera di accompagnarmi, lo ricordo benissimo, al Teatro dell'Arte, che è all'interno della Triennale a Milano, e vedo uno spettacolo, lo dico sempre, ma è la verità. Mio fratello mi portava a vedere da piccolo, sono visto Dario Fo, ho visto un po' di gente, gli Anesi, ho visto di tutto, però quella volta era Elemente strutture di un sentimento di Gabriele Narcis. E lì mi sono innamorato, proprio completamente. Sono uscito da lì e ho detto, io voglio salire su quello spazio, mi piacerebbe tantissimo. E allora mi sono informato, mi sono iscritto a un corso serale di un grande argentino, Raul Manso, e da lì poi con una mia amica ci siamo iscritti alla Paolo Grassi, all'Accademia d'Arte Drammatica, e lì poi ho avuto la fortuna, che non basta l'Accademia, ho avuto la fortuna all'interno di quell'Accademia di incontrare persone di grande valore, da Dario Manfredini a Gian Piero Solari, a Giorgio Marini, a Sant'Agata Morganti, di capire César Brie, eccetera, di capire alcune cose, e io immediatamente ho cominciato poi a lavorare. Ho cominciato a lavorare entrando nei cabaret milanesi e elemosinando delle serate, poi pian piano crescendo. E c'è stato un momento in cui, lo dico per tante ragazze che sono in sala, che hai pensato di non farcela. Sì, ho pensato di non farcela al secondo anno in accademia, perché io, i miei genitori non hanno mai avuto la possibilità di mantenermi, mi vado un operaio e non potevano mantenermi proprio a Milano. Carina, insomma, io al secondo anno mi sono proprio presentato dal direttore e ho proprio detto non ce la faccio, cioè non posso pagarmi l'affitto, non so più come fare, quindi lui mi ha minacciato, mi ha detto no, tu non devi andare via. Allora ho detto di me, va bene, allora io voglio fare questo lavoro, cerco di fare questo lavoro, quindi di nascosto andavo in alcuni cabaret a presentare delle cose. Però quello che dico io a molti ragazzi che vogliono fare questo lavoro, allora c'è una frase che è diventata ormai banale e inflazionata, ma la ripeto, è che tutti possono diventare attori tranne alcuni attori, e di UNESCO questa ed è verissima. Ricordatevi che se c'è dentro quella voglia e quel desiderio si può fare qualsiasi cosa, si può anche costruire un piano in più a Petruzzelli, non so come dire. Quindi è quello, ed è però un lavoro non facilissimo. Negli ultimi anni sto notando una cosa, sto notando che per molti, voi perché ci sono programmi televisivi un po' facilotti e tutto, per molti può sembrare facile costruire un'emozione, una risata sul palco, però non è così. È chiaro, poi si va a livelli, cioè, chi ha un gusto, chi ne ha un altro, per esempio, però bisogna avere un po' di ambizione. L'ambizione non vuol dire essere più bravi, a cercare di sorprendere il più possibile il pubblico, cercare di farlo godere sempre di più, ed è un lavoro molto faticoso, ma veramente molto faticoso. Però se ci credi, nessuno ti può fermare, nessuno, non c'è nessuno. Puoi mangiare per due mesi pane e mortadella, non c'è nessuno che ti può fermare. Però detto questo, attenzione, io dico sempre questo, nel mio lavoro ci sono vari gradi, cioè c'è quello che decide di fare il colore e allora viene, come dire, usato con altri colori e un regista fa una fresca, e c'è quello che vuole fare il pittore, cioè c'è quello che vuole costruire lui queste cose. Ecco, io quando sono uscito dall'accademia, a me andava anche bene fare l'attore in certe compagnie, fare Zio Vania, e fare questo, e fare Pinter, e fare questo, mi andava benissimo. Però a un certo punto io avevo un desiderio enorme, che è quello di raccontare quello che mi circondava. Proprio lo avevo molto forte. Sarà perché ho un'estrazione assolutamente popolare, operaria, sarà perché ho visto e ho conosciuto mille problematiche che il nostro paese, avevo proprio bisogno di fare esplodere, di raccontare delle cose. Quello è un'altra cosa, quello vuol dire sedersi, vuol dire riflettere, scrivere, pensare, circondarsi di persone capaci con te di costruire una cosa. E credete, non c'è cosa migliore, bella, più bella di realizzare una cosa che il pubblico non ha mai.